Grazie, signore e signori, eccoci alle prime ore in fondo del 1981. Auguri ne avrete ricevuti a iosa, chissà quanti. Non voglio farvene, voglio soltanto dire che ogni anno è come ogni anno nuovo, è come se ci ritrovassimo tra le mani una cambiale con sopra scritto fra 364 e 2 gennaio giorni pagherò, eccetera, eccetera. Io vi auguro che questo pagamento sia lieve, il più lieve e sereno possibile. Proprio mi auguro che questo, e vi auguro, questo 1981, che per fortuna non è bisestile, sia diverso completamente dal 1980. Bisestile non è stato per un personaggio di Portobello, il signor Pietro Ogni Bene, devo dire, Ogni Bomba. Com'è andata, il signore? Mai visto un boom di questo, come per l'apparecchio contro il russaggio. Come sono andate le cose? Molto bene. Tutti hanno detto, telefonato, mai sentito i cavi della RAI saltare, i telefoni. Pietro Ogni Bene, chiedevano, lo ripeta, lo scandisca. Pietro Ogni Bene, Villarotta, Reggio Emilia. Ecco, un successo senza precedenti. Ricorderete, amici telespettatori, la volta scorsa... Una donna, cosa. Dica. Il prodotto si chiama Bel Dormir. A Bel Dormir, Bel Dormir. Va bene, d'accordo. Allora, continuiamo, ricorderete la signora, donna Anna la chiamai, quella signora napoletana che cercava il primo ricordo di un'epoca passata. Bene, signora Anna, lei è tornata questa sera, devo darle una bella notizia. Dica. Molti pensavano non risponderà nessuno, ha risposto. C'è ancora, e devo dire ci ha dato una lezione enorme di civiltà, di spirito, di umorismo, di umanità questo antico momento della sua vita, ricorda il signor Orlando, no? È stato tutt'altro che furioso, devo dire. Anzi, ha scritto donna Anna la lettera che, con il suo permesso, naturalmente, ho il piacere di leggerle. Gliela leggo subito. Cara Anna, rivederti dopo ben 37 anni è stata per me una sorpresa indicibile. Allora ti conobbi bella signorina, ora ti ho vista bella signora, circondata, anche tu come me, da meravigliosi figlioli. Quanto tempo è trascorso, ma quanto è bello, cara Nilde, così ti chiamavo, rievocare il passato ma senza rammarico. Gli acciacchi della terza gioventù sono ormai 63 le primavere, mi hanno impedito di portarti di persona quel fraterno abbraccio che ora affido a questa lettera. Grazie, cara Nilde, di avermi fatto risentire il profumo di un bel ricordo di gioventù. Fiorenza. C'è tutto, donna, no? E questa donna che è abituata così al teatro, questa sera non recita, sente, vive come vivono tutti gli amici di Portobello. Ma ora via, per carità, le pagine sono tante, il pappagallo informa, il pubblico l'ha visto perché sono successe cose da pazzi, è più allenato di Pelé questo. Portobello prima che si accendesse la telecamera, coraggio, una signora, signorina o signora del pubblico, lei venga giù, avanti, un applauso. Portobello lo ha detto almeno 5 o 6 volte. Quindi io non so se signora o signorina, venga, coraggio, no? O questa notte o mai più, o a Rio de Janeiro, signora o signorina? Signora, si accomodi, il suo nome, ecco, vuole, il suo nome? Giusi, un po' emozionata, un po' tesa, è un incontro, è un primo approccio importante, Giusi milanese? Quasi, va bene, non importa, non facciamo domande. Attenzione, Giusi, si accomodi, signora, attenzione, vada dietro, passi dietro, è prontissimo, silenzio, è una serata importante. 30 secondi, via. Come ti chiami? E due. Glielo dica? Glielo dica il nome. Commetto. Più aggressività. Sono brasiliani. Come si chiama? Coraggio. Usa troppo charme, signora Giusi. Bisogna essere più decisi con lui. Coraggio, perché se... attenta! Ma bastava, lei dicesse questa sera, Portobello, Portobello, Portobello.
Sono in fondo questi pappagalli, non bisogna sopravvalutarli. Delle galline a colori, ha capito? Quindi bisogna trattarli anche. Ma io... Per... Ha capito, signora, qui c'è il nostro pappagallino d'argento, le faccio infiniti auguri. Si accomodi, signora Giussi, un'altra volta. Io volevo mandarla in Brasile con suo marito. Allora, attenzione, pazienza, entriamo, come si dice ormai è proverbio, nel vivo delle trattative. Beh, vediamo che cosa passa a Portobello questa sera. Cerco promessi sposi. Offro brevetto netta scope. Offro calici d'epoca. Cerco pieno contro pitture. Buonasera, eccoli qua tutti. Direi Eva è in maggioranza. Il gentil sesso domina. D'altronde sia un augurio. Chissà perché questa leggenda che se i primi giorni dell'anno, il primo giorno, si incontra una donna porta iene. Io sostengo che se si incontra una donna, anche il primo giorno dell'anno è un anno fortunatissimo. Allora, questa sera ve ne abbiamo radunate parecchie, e poi donne, uomini, l'importante è andare d'accordo, eh? La signora che vi propongo per prima, buonasera signora, buonasera. Si chiama? Anna Maria Carbone. Ecco, di dov'è la signora Carbone? Sono di Lapio, provincia d'Avellino. Ecco, però, nonostante questo Avellino che lei ha lasciato da quanto tempo? Saranno 11 anni. 11 anni, si capisce dall'accento che la vive dove? A Prato. A Prato, provincia di Firenze. Ecco, io sono di Prato e voglio essere rispettato, dicono da quelle parti, no? Dunque, la signora è una delle tante signore che senza essere note, famose, illustri, ha una passione, forse perché ha un matrimonio molto sereno e molto felice, vero? Sì, felicissimo. Felicissimo. Anche figlioli? Sì. Quanti? Uno. Uno. Allora pensa ai matrimoni degli altri, pensa come? Lavora col pizzo, mi sembra, sì, no? Lavora col pizzo alle bomboniere e, devo dire, ce ne ha portate questa sera intanto questa caravella bellissima che è piena, come vedete, di ombrellini che costituiscono tante piccole bomboniere per il giorno del sì. Molti diranno, ma che invenzione è? Non è un'invenzione, è un amore, un modo di applicarsi. E poi passiamo a queste altre bellissime, devo dire, idee per bomboniere. C'è sempre, quando ci si sposa, il problema come la facciamo. La facciamo in ceramica, è vero? La signora Anna Maria Carbone vi propone queste cose. Incominciamo dalla destra. Vedo che Beckenbauer sta inquadrando. Che cosa sono questi? Sarebbero delle bomboniere a uncinetto, sì? Di tulle, vitrina e piume. Benissimo, abbiamo visto un pavone, mi pare, sì, un cappellino della Belle Époque. Poi guardate, il primo. Il primo che lei ha fatto. Benissimo. Ma perché questa vocazione per la bomboniera, signora Anna Maria? Ma credo che io sia stata, cioè, ho avuto un matrimonio così felice. Che voleva dare la gioia agli altri. Benissimo. Dopo il cappellino abbiamo, pensate, un cigno. Anche questo abbiamo visto il girasole, che è molto bello. Poi dopo il girasole abbiamo, che cos'è questo? Il bouquet da sposa. Il bouquet da sposa, poi l'ombrellino. Poi, ripeto appunto, questo animale, questo re degli stagni o dei laghi. Abbiamo addirittura, pensate, questo è pizzo, signora. Sì. Un completo per giardino di campagna estivo. Insomma, sono idee. Abbiamo questa... scarpina quasi da Cenerentola che potreste o potrete, auguri, riempire di confetti. Avete quest'altro ombrellino, insomma, idee per le vostre bomboniere. Pensate, la nostra signora Anna Maria, quante ne fa al giorno, signora? Ma di media una trentina. Una trentina, da sola oppure ha un aiutante? Cioè, ho un aiutante. Io penso che siano importanti anche queste signore, che abbiano così delle idee nuove, delle soluzioni nuove. In fondo, guardi che il signore lì dell'antirusso, potreste fare un abbinamento, fare società col signor Ognibene, no? La bomboniera e poi insieme, perché sennò la prima notte subito cominciare. Potreste fare un abbinamento. Bomboniera e antitiraggio, no? Mi sembra una cosa perfetta. Perfetto, sì. Va bene? Sì. Dunque, la signora che cosa cerca? Parli un po' lei. Oddio, io cercherei una ditta per cui lavorare, ecco. O anche privati. O anche privati, insomma. Chi è interessato al problema delle bomboniere, che sono, direi, una delle, così, delle industrie che tirano ancora, perché sposare ci si sposa, bambini, grazie al cielo, continuano a nascerne,
E penso che ritenga interessante mettersi in contatto. Ha presentato questa caravella bellissima, piena di ombrellini bomboniera, con la nostra signora Carbone. La mando con tanti, tanti cari auguri nella sua cabina che, ripeto, è lo 02, per chi chiama da fuori Milano, 02 8505. Idee per bomboniere. Qui passiamo invece, buonasera. Lei da dove viene? Da Lecco. Ha un altro argomento. Via Lariana, ma abito sempre là. Quel ramo del lago di Como. Quel ramo del lago di Como che Manzoni l'ha descritto così bene. Molto bene, ecco. I confetti, lei lo sa, signor Francesco, sì, sono belli, sono cari, però poi comincia la quotidianità. E per la donna, per la signora, di solito dal confetto si passa a un altro oggetto, forse meno poetico, ma ugualmente impegnativo, utile. La scopa, diciamo la verità, la scopa, Cenerentola, non Cenerentola, comunque la scopa è, se usata nel modo giusto, la regina della casa. La regina della casa. Voi non sapete come il signor Francesco, che di professione che cosa fa? Faceva l'artigiano. Poi si è messo a riposo. Poi mi sono messo a riposo. E si è occupato del problema della scopa. La scopa, miei cari amici, è al centro, guai se non ci fosse la scopa. Per esempio, mezza avvocatura italiana, cause, litigi, amministratori, sì. Quella signora batte la scopa in ore non dovute, quella signora l'avete vista, ma perché batte la scopa sporca tutto così sulla strada? Ci sono addirittura atti processuali determinati, la predetta si trovava in quel momento mentre io transitavo in via 29 settembre, eccetera, eccetera, in luogo non acconcio e giù nevicano porcherie. Insomma, la scopa. Mi volete dare questa benedetta scopa che mi ha veramente ridotto un vestito in condizioni, ma facciamolo così per Portobello, deplorevoli. La scopa è al centro dell'invenzione del signor Francesco. Dunque, che cosa ha inventato per evitare così questa raccolta di... Questo qui, non lo sottovaluti, è una cosa importante. Introducendo la scopa, pulisce la scopa. Pulisce la scopa. La pettina completamente. La pettina completamente. Sì. Vuole far vedere, ecco. Signor Francesco, attenzione, guardate, mettete la scopa piena di detriti, di porcheria, di polvere, si mette immediatamente in azione, io direi che merita un applauso, qualche istante qua la scopa e poi avete un po' esagerato col borotalco questa sera, ma comunque avete capito qual è il concetto, il principio. Lei che cosa vende, questo netta scopa o... Beh, potrei vendere il brevetto o anche chiedere licenza di costruzione, una delle due. Comunque gli interessati al mondo dei casalinghi, come quello del sì, è un mondo abbastanza... Oggi poi sono un pochino in crisi. Può darsi che possano ritrovarsi, recuperare. Signor Francesco, vuole accomodarsi nella sua cabina assolutamente domestica. Ricordo, per chi è interessato al netta scopa, chiamando da fuori Milano 02 8504. E passiamo, fa madame? Questa sera siamo in clima, lei è elegantissima. Insieme con quello che Sì. Il nome intanto di madame? Mary Jenny, di dove? Lombarda. Lombarda, ecco. Quindi dicono, insomma, la Lombardia, anche la Lombardia propone le sue bellissime signore, devo dire, molto elegante. Mary Jenny, una sola N. La signora Mary, accompagnata, io direi, era inevitabile, da Jeeves. Buonasera, Jeeves. Lei non può andare in giro senza maggiordomo. Stile, un cachet. Dunque, ci propone una cosa molto chic, molto elegante, molto legata, devo dire, al brindisi che avrete fatto magari così distrattamente col bicchiere di carta. Ecco, una volta i brindisi per quei pochi fortunati che potevano brindare, si parlava di Belle Époque. Davvero. Da vedere, però, c'era anche la Brutte Époque per quelli che non potevano pagarsi la Belle Époque. Allora, una volta il brindisi, i signori, lo facevano alla Belle Époque, così. Vediamo. Con questi meravigliosi calici che la signora Mary ora vi descriverà, non dico tutti uno per uno, ma nel loro insieme, prego. Comunque sono un insieme di calici, alcuni di fine Settecento, altri del primo Ottocento, appartengono a me personalmente perché un tempo ero collezionista.
Ora invece non faccio più una vita così di casalinga, tranquilla, ma vivo una vita di commercio movimentata. Non me li posso più godere, per cui cerco un proprietario valido. Quanti sono questi calici? Sono 24 e due bottiglie in cristallo, sempre dell'epoca. Mia cara signora Mary, dietro questa storia, io spesso le cose le dico, non le dico, le posso dire, non le posso dire, c'è un'altra storia interiore. C'è un'amica, una sua amica, mi pare, no? Alla quale lei vuole venire carissimo, vuole venire incontro. Questo lo dico io, perché io la non lo volevo dire. Lo voglio dire io, perché questo rende ancora più, direi più umani i personaggi di Portobello. Ma come la trasmissione di Portobello? Grazie, un'amica che viene incontro a un'amica che in questo momento ha un attimo un po' difficile. Sono splendidi questi bicchieri. Io penso che gli amatori di questo genere avranno già colto. Ma mi piacciono quelli, cosa sono? Quei trifogli? Quelli sbaltati, sono dei trifogli. Trifogli col trifoglio fiorito. Veneziano. Veneziano. Di che periodo? 800. 800. Brindare c'è vietato, perché la signora Mary giustamente ha legato, pensate, alla base ogni calice, e quindi si può brindare eventualmente con quello che è Jeeves. Buonasera, Jeeves. Ottima serata, buon anno. Devo dire, è impeccabile il nostro maggiordomo. Questa bottiglia, anche questa, non si può togliere, ce l'hanno attaccata, perché pensate, ognuno di questi oggetti è preziosissimo. Sì. Allora, lei chi contatta, signora Mary? Ma io contatto ovviamente i collezionisti, come lo ero io, e gli amatori di queste cose, cioè gli intenditori di queste cose. Mi perdoni, lei vende pezzo per pezzo? No, io vendo lo stop. Tutto lo stop, la collezione. Io le dico cin cin, buona fortuna, signora Mary. Vuole accomodarsi, Jeeves, accompagni la signora. Grazie. Grazie a tutti. Per chi chiama da fuori Londra, da fuori Milano, chiedo scusa, è 02 Sorry, 028506. E passiamo, amici, come definirlo, personaggio è poco. Io non credevo che esistessero i cherubini, gli angeli, questi personaggi magici che sono sì e no a contatto con la realtà. Ebbene, esistono. Io ho il piacere di proporvi questa cara creatura che si chiama Agnese. Agnese, buonasera. È tra le più simpatiche umane creature che abbia mai avvicinato. E questa è Nicoletta, che l'ha accompagnata da Gonzaga. Gonzaga, ecco, Gonzaga è il centro della vita della nostra Agnese. Gonzaga è un centro famosissimo, ha dato i natali alla grande famiglia di Gonzaga, che poi a Mantova hanno fatto meraviglie, ma Gonzaga è la culla proprio di questa grande famiglia. Siamo nel Mantovano, siamo in quella padania, e devo dire che anche questa volta il Diogene ha retto per noi il lanternino, pieno di personaggi fantastici, quasi favolosi. Agnese è una donna che vive a contatto diretto con la natura, ha qualche biolca, così si chiamano gli ettari, è vero, Agnese? È un po' emozionata, pensate che ha detto non vengo l'Agnese, ma è un personaggio straordinario, vive con i suoi animali, ha qualche animale e parla con loro. Bene, io non so com'era San Francesco, onestamente non lo so, ma se era in qualche modo forse assomigliava ad Agnese. Vogliamo vedere l'Agnese a Gonzaga, in mezzo alla sua piccola terra, in mezzo alle sue bestie. Agnese non soltanto ama gli animali, ma riesce a tradurre quello che è il linguaggio degli animali in una umanità così toccante, così viva. Questa è la sua povera casa, certo non un castello. C'è un po' di carta che fa da portone, ci sono dei cassettoni, delle cassapanche dove lei tiene le sue tele. Si è parlato di ligabue. Bene, Agnese è una ligabue in gonnella. Questo è il miracolo di questa donna a contatto con la terra, che vive sola, perché Agnese, lei vive sola. E questi sono i suoi quadri, guardate, pieni di una ingenuità, di un amore, di un reale contatto con le cose che contano, che Agnese esegue così quando ne ha voglia, quando ne viene. Quando disegna Agnese lei? Di tanto in tanto. Lavoro e poi disegno e dipingo, insomma. È una cosa che è molto cercata e che sono molto, insomma, anche se non ho voglia, sono molto vicinata. Questo chi è? Questo è il toro con cui... Macario. Lei ha un dialogo, Macario si chiama, un dialogo importante, perché pensate, e lo traduce subito in quadro, Macario, questo toro, che farebbe paura a chiunque, io l'ho visto, una sorta di locomotiva sbuffante, con Agnese è dolcissimo. Agnese, è vero che lei monta in groppa a Macario? Ho cominciato a
adesso ma è ancora piccolo. Però lei monta tranquillamente, questa donnina piccola piccola riesce a fare cose che un gigante forse non riuscirebbe a fare. In che modo? Con l'amore, come con le oche. Dicono che Conrad Lorenz, questo illustre professore, parla con le oche, ma Agnese parla con le oche. Come fa a parlare con le oche, Agnese? Dovrebbe fare tutti insieme. Le raduna e dice: non dovete andare al di là dell'argine perché passano. Non dovete andare nel frumento perché lo dannate, non dovete qui. Loro proseguono magari nell'acqua e oltrepassano e vanno in un prato. E le oche, Agnese parla e le oche, pensate, obbediscono, obbediscono. Insomma, c'è qualche cosa, come dire, amici, di, ecco, miracoloso, credo non sia un termine inadeguato, nello spiegare il rapporto che c'è tra Agnese, la natura, gli animali, le cose. Vive sola? Ha passato l'ultimo dell'anno come? Sola? Sola, pensate, con il suo macario, con le sue oche, in questa casa dove si può entrare, qualcuno è entrato, perché una sua amarezza è questa, le hanno rubato un porcellino, è vero? Come si chiamava il porcellino, Agnese? Si chiamava Adelaide. Adelaide, era una porcellina. Ebbene, lei dipinge unicamente per dare del foraggio, per dare del fieno alle sue bestie. Non crediate che lei abbia... Lei dà via i suoi quadri, prende del fieno, nutre Macario. Oltre Macario chi c'è, Agnese? C'è Fiorina. Fiorina chi è? La mamma di Macario. La mamma di Macario. La mamma di Macario. E devo dire, io sono rimasto in pensiero fino all'ultimo momento, perché ho detto, l'Agnese da Gonzaga forse non viene perché non vuole lasciare le bestie sole. Pietro, che io conosco, che è un agricoltore della casa di fronte, questa sera è di guardia a Macario. Lui di guardia. E Dante, suo figlio. E Dante sono tutti di guardia. L'ha accompagnata una studentessa, Nicoletta, anche lei è di Gonzaga, Nicoletta. Sì, però adesso lavoro. Lavora. Dunque, mi dica un po', secondo lei che personaggio è la nostra Agnese, Nicoletta? Ma guardi, è abbastanza sorprendente, perché io quando l'ho conosciuta non credevo che ci fossero ancora delle persone che avessero coraggio a vivere così come la pensano. Sì. Sola, con i suoi animali, con i quali ha un colloquio continuo. Agnese, noi la ringraziamo tanto per essere venuta. Lei vende, pensate, i suoi quadri per fieno. Le offrite un quintale di fieno, due quintali. Io penso che sarebbe molto importante per Agnese avere un po' di foraggio per i suoi animali. E cosa c'è di più bello? Quadri contro fieno, contro foraggio. E se passate da Gonzaga, lasciate da parte le guide che sono piene di nomi importanti, ma certo, duchi, arciduchi, principi. Agnese, nel suo casale, andatela a trovare. Grazie. Allora, amici, per questa straordinaria cabina di primo d'anno, il fieno, qualcuno dice, porta fortuna quando lo si strappa, per questo noi abbiamo voluto che Agnese occupasse molto degnamente una delle nostre cabine, avrà il numero 028503. Ecco, quadri, come dipinge, ne parleranno i critici, è una pittrice, non è una pittrice, certo è una donna di prim'ordine. E ora direi dalla pittura passiamo alla musica, con un amico che saluto con tanta gioia, Lino Patruno. Buon anno, Lino. Buon anno, Giri. Collegiato, fatto tante cose. Dunque, che motivo abbiamo scelto per questo 1981, ripeto, non bisestile, per fortuna? In omaggio a Lester Young, il famoso sassofonista americano, il brano si chiama Lester Lives In, che permette anche di presentare i nostri solisti. I nostri solisti di Portobello, che sono veramente eccezionali. Prego, maestro. Alla tromba Emilio Soana, al sax alto Glauco Masetti, al trombone Rudy Migliardi,
marito lo stelio di Cudi. Al pianoforte Sante Palumbo. Contrabbasso Carlo Milano. Alla batteria Alfredo Colino. Grazie a Lino Patruno e siamo qui accanto alle nostre cabine, incominciano le telefonate, qualcuna già arrivata, altre in arrivo, l'offro Nettascope in questo momento è in posizione di riposo, ma lei ha già ricevuto... Libera. Pronto? Con chi ti vorrebbe accostare? Beh, guardi, quando sarà in produzione, senz'altro verrà costato sulle 70-80 mila lire, ma per il momento non è ancora in produzione. Sono casalinghe isolate, diciamo, branchi di casalinghe che si mettono in contatto. Ma il nostro amico, mi pare, intenda vendere in realtà il progetto, il brevetto, ripeto. Allora, facciamo un giro qui nel nostro studio. Tra l'altro, devo dire, molti hanno notato, mi fa piacere la fatica di Ludovico Muratori, che ha proprio acconciato con... patchwork, si chiama così, questi pezzi molto casalinghi, la nostra trasmissione che è fatta in modo casalingo. Abbiamo qui le nostre meravigliose ragazze e sono al centro delle discussioni. Ecco, Rossella, sua soavità, lo dico ancora una volta perché molti questo termine ha fatto fortuna, chiamano la loro ragazza sua soavità, René Longarini, e ne sono lieto, Maddalena Cocchetti, ecco Fernanda, ecco Patrizia, ecco la nostra Barbara. Sono ragazze preziose, devo dire, per Portobello. Non crediate che sono lì soltanto per la forma. Ricevono telefonate, lavorano, collaborano. Sono come tutta l'equipe del Fiera 2, elementi insostituibili. Hello, madame? Tutto sì, bene? Sì. Ok? Garrizzo. Ecco. Garrizzo? Sì, doppiere da Pepeta. Va bene. Vabbè. Grazie, arrivederci. Buonasera. Miss Mary sta prendendo telefonate dappertutto. Vedo che James sta controllando. Chiamano... da ogni parte d'Italia. Vediamo qui il nostro bouquet nuziale. La nostra signora è andata bene fino a sì, questo benissimo. Momento? Sì, hanno chiamato da parecchie... Sì, da tutte le parti. Da tutte le parti, benissimo. Io ero persuaso che questa sua fatica... Pronto? Prego. Pronto? Pronto? Sento io o non sente lei? Com'è possibile? Non sente nulla? No. No, ho sentito io, pronto, pronto, pronto. Ma evidentemente questa sera allora non funziona qualcosa nelle linee. Riattacchi, signora, sì. Vedo che sta accendendosi una luce. Pronto? Pronto? Nulla, le comunicazioni stanno diventando un problema. Le comunicazioni, ma noi questa sera abbiamo pensato, riagganci, signora, e non si perda d'animo alle comunicazioni. Comunicazioni un po' particolari, naturalmente, perché siamo in grado questa sera, proprio a proposito di comunicazioni, di darvi le ultimissime per lo spazio. Dobbiamo guardare in là, dobbiamo guardare oltre, oltre i satelliti, verso le galassie, là nell'infinito dei mondi. Bene, anche qui... S'accomodi, la prego. L'estro, buonasera, la genialità, la creatività dei nostri inventori si dà da fare. Quello che vi propongo è il... Lei è commendatore, mi sì. fa. Quindi commendatore, punto. Il suo nome oltre il commendatore? Carlo Segala. Carlo Segala, di Gola Secca. Pensate, Gola Secca non è una pasticca contro la raucedine. Gola Secca è un comune della provincia di Varese.
che ha una sua tradizione. Sì, la capitale civiltà del ferro. Ecco, capitale, pensate, gli archeologi lo sanno benissimo, della civiltà del ferro. Proprio tanti anni fa, l'uomo primitivo già a gola secca lavorava al ferro. Il nostro commendator Segala, è così? Sì. Segala o Segala? Segala. Segala, di gola secca, ha creato un oggetto addirittura eccezionale. Che cos'è? È una bicicletta che serve per riattivare la circolazione del sangue. Ecco, una bicicletta, lei l'ha chiamata terapeutica. Lei è in contratto e in contatto con parecchie... Sì, con chi la vuole questa bicicletta? Dice giapponesi. Giapponesi. Americani. Americani. Tutto, ecco. Soprattutto per gli astronauti, mi hanno detto. Serve per gli astronauti, serve per i piloti, serve per gli sportivi, per serve per chiunque, per è chiunque. Un di uso semplicissimo. Commendatore, vuole accomodarsi e dimostrarci velocemente, la prego. Ecco, come si usa questa bicicletta che lei con tanta semplicità ha definito terapeutica. Noi siamo molto interessati. Come vedete, il commendatore dà proprio in proprio la dimostrazione, e l'azienda si difende, io credo, in questo modo, immolandosi per primi, la definizione e va bene. Basta, stai sì. Roba da Odissea 3000, può farlo indietro, c'è la stampa che chiede, c'è la stampa che chiede, se, attenzione, momento, controllo, perché si prende le craniate tremende, ecco, voilà! Avanti e in tre, che bel divertimento, sia, dunque. Come vedete, l'astronauta è comodo, commendatore? Terapeutico. Qui vengono dei giramenti di testa? No. Comunque, veramente bravissimo. L'astronauta medio oggi, data la tecnologia spaziale, non può prescindere da questo genere. Perché? No, dico, l'importante deve averlo un astronauta. Non solo, anche uno sportivo. Anche uno sportivo, naturalmente. Uno che ha un mazzo trofizzato, un braccio, una gamba. Beh, questo io ci andrei un po' più piano, insomma, perché francamente girare così come fa lei. Comunque ha un avvenire questa cosa. Ricordo l'invenzione, secondo me, di fondamentale importanza per lo spazio anche. Per tutto. Lei è in contatto con la NASA? Con tutti, sì. Con tutti. Gli americani o i russi hanno... Americani, sì. Soprattutto americani. Lei è un po' il fiatone, ma d'altronde... Sono fiatone perché sono un po' d'asma. Lei faccia la sua bicicletta terapeutica e andrà nel cosmo allegramente. L'invenzione, commendatore Segala, facciamogli un applauso, lo ringraziamo. È veramente ok, molto ok. Grazie, e io proseguirei. E dal cosmo, come dice la mia scaletta, passerei alla Terra, dove ci sono storie forse meno fantastiche, meno avventurose, ma storie di tutti i giorni, umili, semplici, quotidiane, le storie dei nostri fiori d'arancio. Allora, eccoci qui, lettera molto semplice, personaggio simpaticissimo, direi che deborda simpatia, è una persona piacevolissima. Dunque, caro signor Tortora, eccetera, eccetera, non avete idea di quanti sono i nostri corrispondenti, di quante sono le lettere che si accatastano proprio in redazione a Portobello. Io sono Maria, dice Maria, e tra poco vi dirò il cognome. Sono pugliese, sono nata a Martina Franca il 23 gennaio, e quindi tra un po' compie gli anni, 1929, ma sì, diciamolo. Vivo però a Milano, in questa enorme metropoli, dal 1951. Ho un figlio di 20 anni, sono vedova da 6 anni, ma che cosa significa? Voglio venire, e mi pare giusto, perché penso che la vita debba continuare, a Portobello. Mi chiamo Maria Ferrucci. Buonasera signora, vuole accomodarsi? Mia cara signora Maria, si accomodi, ecco. Io le ho approntato, adesso non incomincio a dire, ma la serie è diversa. Si accomodi, la prego, signora Maria. No. Lei è un personaggio, detto, ridente, allegro, simpatico, sì, ecco, che ispira simpatia. Così dicono. No, così è, cara così signora Maria. Così dice anche lei, no? No, lo dico e lo sostengo.
Dunque, sono, sono alta quanto? 1,60 m. Peso, lei mi scrive, me lo dice quanto? 109-110, dipende dai giorni. Sì, ecco, ecco. Sì, dall'appetito. Dall'appetito, perché grazie al cielo la signora dice, ma questa storia delle donne così, delle donne crisi, delle donne magre, delle donne silhouette, insomma, è tutta da rivedere. Grazie al cielo, la signora Maria proprio se ne, così, diciamo, se ne impippa. Sì, no, ecco, sì, io non ci ma penso. Ma per carità. Basta la salute. Basta la salute, pensiamo alla storia. Ed è verissimo. È verissimo. No, però lei mi scrive qui, nonostante tutto, insomma, questo problema della mia taglia, un taglia un po' forte, mi ha creato spesso qualche problema. L'importante è non prendersela. Sì, no. Oggi lei è dimagrita, però mi ha detto che lei è sottopeso, no? Beh, non lo so, perché non lo è un po' che non mi peso. D'estate, non lo so. D'estate... Dopo possiamo vedere, alla bilancia o no? No, io non farei la pesa, mi scusi. Noi ci fidiamo. Lei quanto pesa in questo momento? Io non ho difficoltà, non mi vergogno, se no non stavo qua. Ma per carità, ma è una donna deliziosa, c'è poco da vergognarsi. Dunque, lei mi ha mandato una sua fotografia al mare, per esempio. Sì, no? Ecco, facciamola vedere. Facciamola vedere. No, sì, dov'è che si vede? Quanto pesava qui? E lì 113. 113, quindi è diminuita. Sì, si ancora era in fase di ascensione. Di ascensione, adesso è leggermente in calo. Oh, la nostra carissima signora Maria, che cosa fa? L'occhiellaia, faccio la vita un po' sedentaria veramente. Forse quello influisce un pochino, sì, ma non importa. Sì. Fa gli occhielli, pensate, quelle a mano, quelle volte li fanno a macchina, invece è importante avere gli occhielli, a mano. Delle camicie, delle giacche. La signora Maria se ne sta. Tutto. Benissimo. Mm-hmm. Ha dei trulli, voi conoscete i trulli, ho detto che è pugliese, no? Sì. Ecco. Lei possiede un certo numero, quanti trulli? Sì, però non Albero Bello, a Martina Franca, in Martina campagna. Franca, ecco. Sono i trulli, quelle costruzioni bellissime sì. Sulle quali gli studiosi hanno indagato a lungo. Eccoli, eccoli qua, i trulli. Quanti trulli ha? Sono quattro, due piccole e due grandi. Se le sposto un momentino forse si vedono. Quindi lei è anche un'ereditiera, diciamo. Possiede un certo numero di trulli. Beh, non proprio ereditate perché li ho acquistati. Li ha acquistati, sì, quindi li possiede. Sì. C'è diciamo. Un pezzo di terra anche, sono 1700 metri di terra. Ha un sorriso affascinante. E questo non, direi non ci ha fatto da vergognarsene. Un appetito meraviglioso. Favoloso. Cuoca formidabile la signora Maria. Abbastanza. Qual è il piatto che lei fa meglio? Io faccio bene tutto, anche fino ai dolci, le torte. Dolci, tutto. Comunque le orecchiette del mio paese non le ho mai abbandonate. Ecco. Vogliamo vedere un po', lei questa sera si accomodi, signora Maria. Grazie. Ci ha portato qui proprio a Portobello un po' delle orecchiette, quelle famose orecchiette. Dovete girarmi il tavolo. Dobbiamo girarmi il tavolo. Io le giro tutto quello che vuole. Dunque, così. L'aiuto. Ecco, mi aiuti, giriamo il tavolo. Come deve essere messo il tavolo? Così, benissimo, ecco. Olè. Ci faccia vedere. Dunque, questa quantità di... Queste sono orecchiette, no? Sì, sì. Ecco. Beh, le ho preparate prima, se no stavamo qui un po' più... A lungo, naturale. Ecco. Lei quante se ne mangia ogni giorno, signora? Beh, io mezzo chilo, penso. Non ogni giorno, quando li mangio, ecco. Sì, ho capito. Tutti i giorni no, perché non c'ho tanto... Signora Maria, siamo sinceri, lei è adorabile. Diciamo la verità, perché anche un eventuale candidato può essere un po', non dico impensierito, ma... Lei, la sua razione media di orecchiette, quando ha appetito, quante se ne fa? Così? O faccio il bis e anche il tristan de volte, anche alla tra piatti. Alla salute! Alla salute! C'è mio figlio che mi guarda. Lo so che c'è... Ciao Paolo! Ciao, Ha detto mamma, dammi un bacio. Questo problema della taglia forte, tra l'altro, una volta i pittori, si ricorda signora Maria... Rubens, sì. Tiziano. Tutte le donne sono belle. Giunoni. La Venere è bella. Adesso è arrivata sta mania proprio di quelle acciughe. Ma io non trovo che sia giusto. Lei cosa... Guardi la signora lì dei calici. Al mio paese si dicevano, penso che si diceva per tutto, no? La bellezza è mezza bellezza. Io non credo di essere bella perché lei no, non sarei qua a Portobello, l'avrei trovato prima. Ma non è vero. Ma... signora Maria Cassi. Dunque. Questo problema, diciamo, della stazza, del tonnellaggio, alle volte è un po' così un impedimento. Lei mi diceva che una volta, se è vero, ha messo un annuncio. Sì, esatto. Mi racconti, ci racconti. Me la dirò che ancora ho una lettera che ci ho risposto, mi ha detto che mi avrebbe incontrato e io non l'ho ancora... Mi deve chiamare. Ancora la deve chiamare. Sì. Lei ha messo una volta un altro un'inserzione. Mi ha dato un appuntamento, un altro. E ho aspettato più di un'ora in una via. Sì. E forse è arrivato, perché ho visto una macchina che stava frenando, ad un tratto accelerato e andato. Eppure, se voi sapeste
La carica di simpatia, di affabilità. Lei balla, amerebbe ballare, è vero signora Maria? Sì, mi piace tanto, ma non ci poteva. Mia mamma non voleva, era gelosa. Diceva, vedi, adesso lei sta qui vicino a me, sì, qua cioè, c'era mia mamma. Ah, sì, e prendeva le botte. Ma pensate, giovani spettatori, com'erano le cose? Una volta quello lei... Quello ti tocca, dice, se tu quello balli. Quello ti tocca? Ai tempi andati. A me mi piaceva ballare, perché c'erano i vicini che ballavano tutte a carnevale, il giovedì, al sabato, alla domenica. Sì. Andavate a ballare... Mi piace il liscio un po'. Mi sarebbe piaciuto anche barare l'altro, ma anche... a mettere punte non c'ho avuto più tempo, poi, capisci? Mi piace il liscio, anche a me, ma facciamo, ne riparleremo. Sì, ma faremo. Dunque... No, la prossima puntata. Dunque, una volta, è bene che i giovani telespettatori la sappiano, la signorina, allora signorina Maria, sì, allora... andava al ballo, non da sola, con no, chi andava? Con papà, mio papà. Papà, il padre. Pensate che delizia andare al ballo sì, con papà accanto. Allora, un giovanotto si presentava... E non poteva, io potevo chiedere a lei, signorina... No, andava da papà, diceva, permetti che ballo con tua figlia, diceva, no. Ah, no. Com'era complicato, uno doveva andare dal padre e dire... Poi mio papà era di quelli che aveva i baffi, su, quindi... Bisognava andare dal padre e dire, lei permette che io balli con la signorina? Tutta una cosa molto complicata. Sì, sì, sì. Oggi i giovani sono molto più... No, non mi ha mai fatto ballare con gli altri, ho ballato sempre con lui. Con lui, con suo marito. Mio papà, che mio marito... Ah, ballava con papà, mamma! Mio papà era dell'89. Dell'89. Tu immaginate, 40 anni fa che ho ballato, adesso non ballo più. Però io penso che qualche sera, qualche valzer, è giusto che la signora Maria vada a fare. Ma io spero che il marito se lo trovo, che mi porta a lui, che a ballare, che a ballare. Mi faccia riprendere il passo. Il passo. È una donna piacevolissima, simpatica, piena di... allora, facciamo qualche orecchietto, volete vedere? Lei, no, io le orecchiette le faremo... L'ho già fatta, vedi, qui c'è anche la pasta fatta, Il suo piatto forte sono le orecchiette, sì. Ma detto, e poi quale altro piatto? Beh, faccio tutte le lasagne alla bolognese, faccio i tortellini, sì. I ravioli... E ogni mattina la signora Maria, quando si sveglia, canta, grazie al cielo, canta. Fischietta e canta. Fischietta e canta. Che cosa canta? A luna rossa, le palle, eccetera, eccetera, Io le auguro tante lune tutte piene, senza allusioni, tutte piene e tutte serene. D'accordo, signora Maria? Speriamo per tutti anche. Ma per tutti? Per l'anno nuovo? Per tutto il paese, per tutta l'Italia. Sì. Vuole accomodarsi nella sua cabina? Grazie, grazie. Un applauso, donna Maria. È un personaggio amabilissimo, la lasciamo andare, io sono persuaso che riceverà delle telefonate degne di lei. Molti dicono, ma qualcuno magari fa degli scherzi. Pensate, a Portobello sono infinitamente minori gli scherzi, molto meno di quello che si pensi. Ancora un'occhiata alle nostre ragazze, a Rossella, sulla sua vita, a René Longarini, a Maddalena, a Fernanda, a Patrizia, un po' influenzate questa sera, c'è l'influenza che gira nel nostro centralone, Barbara. Vediamo come vanno le cose qui nelle altre cabine. Vediamo. Benissimo, grazie signora. Prego signora, buonasera. Tutto bene? Tutto benissimo. Ecco, da dove chiamano signora? Da Napoli, da Siena, un po' da tutte le parti, da Sono Milano. Offerte interessanti? Sì. Questa è la cosa importante. Allora, cin. Pronta? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Barone Foccarayan. Barone Foccarayan. Sì, lei è spiritoso, io sono la marchesa. Appena detto sono meno e poi arriva Pronto. Subito Foccarayan, puntuale. Sì? Allora nello 05 74 58 00 86. Sì? E volevo chiederle l'ombrellino quanto costa? L'ombrellino, senta signora, ci si rimetterà d'accordo in settimana. L'ombrellino, il controombrellino, la cosina, ma è giusto perché d'altronde non tutti i telespettatori, non tutte le telespettatrici, ne approfitto perché molti amici mi hanno detto fai vedere poco quel mazzo di splendide ragazze, quel bouquet che proponi ogni volta a Portobello. Quindi indugio io questa sera. Passo accanto alla nostra cara signora Maria, che vedo che ha già ricevuto una telefonata, adesso è un po' così, in attesa di una seconda, ritorneremo da lei. Vediamo la nostra Agnese. Pronto? Portobello? Portobello. Senta, sono una signora di Castel Bolognese. Sì. Di provincia di Ravenna. Sì. Mi sarebbe un quadro della signora. Guardi, cioè, probabilmente è meglio che ci lasci giù il suo indirizzo, perché ci mettiamo noi in contatto con lei per vedere, insomma... Sì. Sì. Bene, senta, però da che cifra parte? Ma guardi, le grandezze sono diverse, non ci sono solo questi quadri, perciò cioè, non saprei neanche dirlo io esattamente che cifra dirle. Il mio indirizzo? Sì, allora? Bellosi. Bellosi. Vittoria. Vittoria. Sì.
Via 4 novembre. Via 4 novembre. Bene, vedo che lavorano tutte le nostre cabine. Un attimo di pausa, la scopa riposa. Forse sono i primi giorni dell'anno. Come sono andate? Bene. Abbastanza bene? D'altronde, i personaggi di Portobello, molti dicono, dove li vai a pescare? Ho già detto, proprio dalla verità, dalla realtà. Io so che questa sera, buonasera, farà un viaggetto tra il nostro pubblico, che è numeroso, addirittura siede proprio nei corridoi, c'è un personaggio che io penso sia degno di attenzione. Dunque, è la gentile signora Lucia al suo nome, no? Buonasera, signora Lucia. Il suo cognome qual è? Scatigno. Scatigno. L'Italia è piena di misteri, ma credo che il record, l'Oscar, possa meritarlo la nostra signora, che è custode, lei ha una portineria a Milano. Sì, via L'Argonne a Milano. Di un palazzo dove tutti le vogliono bene, perché è di quelle custodi delle quali ci si può fidare, Sì, in moltissimi casi ci si può fidare, direi che la categoria delle custodie è benemerita. Fa addirittura le iniezioni ai suoi inquilini, è vero? Sì. Stavo dicendo inculini, mi scusi, ma inculini. sono quei là. Si stabilisce proprio questo rapporto affettuoso. La signora Lucia mi vuol dare il documento, perché uno dice, ma dove li va a prendere? Questi esistono a Milano, vivono. Credo sia l'unico personaggio italiano al momento. Non lui, chi lo sa, la burocrazia è capace di perché questo qui è venuto dopo. Che ha ricevuto, qui ci sono tutti i bolli, le vidimazioni, le ceralacche, i numeri di riferimento. Abbia ricevuto da sola, credo, una diffida di atti esecutivi, cioè le hanno minacciato un pignoramento, per parlare in parole povere, per la enorme somma di lire italiane 10 lire. Pensate. Ora, io penso. 10 lire. Le hanno anche. È vero, signore, non è che io dica. Le hanno anche mandato a casa proprio. Allora, gli inquilini che le vogliono bene, hanno detto, ma noi facciamo una colletta. Non è un caseggiato di Genova, però. No. Per 0,025 lire a testa si sono quotati e hanno, pagando, mi pare, 375 o 1300 lire, pagato, estinto questo tremendo debito di lire italiane, 10, Pensate, pignoramento, che cosa le pignoravano, signora Lucia? Appunto, ma perché quel signore che mi ha preso il cosino, ha telefonato al direttore dell'INAIL. Sì, era l'INAIL. Ecco, l'INAIL che me le chiede queste dici. Ma le chiedono sempre, alle volte una cosa, cioè, ci chiedono sempre delle cose. Ma anche l'anno scorso mi è arrivata una lettera così, che io ho detto, ma si vede che non l'hanno ancora cancellato dalla posizione. Ma mia cara signora, io l'ho presentata perché, guarda, in questo paese dove Crociani non si sono mai sognati nemmeno di mandarli, ma per carità, Freato non ne parliamo nemmeno. Qui c'è gente che, a questa bravissima custode, 10 lire le hanno minacciato il pignoramento. Io le darei l'Oscar della simpatia, se mi permette, glielo do io questa sera, e proprio... vogliamo incominciarlo in modo diverso questo 1981, per cortesia, le intimazioni di 10 lire, che poi costano magari molto di più, di quello che possono renderle, non mandiamole, soprattutto alle persone oneste. Grazie, signora. Allora, che cosa posso dirvi? Vedo qui i nostri ospiti in cabina, vedo che lavora, intanto la nostra Agnese è... che sta facendo quasi un gesto di meraviglia, mamma mia quanta gente chiama e si collega con noi. Pronto? La nostra signora Maria. Sei vedovo? Sono Rocco da Tavura. Sì, ma sei vedovo? Come? Sei vedovo o sei scapolo? No, sono scapolo, ho un ristorante. Ho capito. Tavura, sono emozionato perché mi sento la testa. Figurati, io che sto qua non sono emozionato, perché ti emozioni? Non ti vede nessuno? No, comunque Rocco ti richiamo, ciao. Ciao, buon anno. Tutto bene, signora Maria? Tutto ok. Lei ha un sorriso, guardi, smagliante. Lei potrebbe essere la prima attrice di una grande commedia musicale. Pronto? Anzi, io ne parlerò alla televisione. Buonasera, chi parla? Di Imola. Sì, mi dica come si chiama lei. Graziani Gastone. No, solo Gastone mi serve, Gastone. Sì. Gastone, il numero di telefono? 28693. E il prefisso? 0542 28 pronto? Gastone, pronto? Allora 28 il telefono? Come vuole, cosa vuole? Pronto, le dico, richiedo 0542 il prefisso e poi 28?
Non perda Gastone. Ho sbagliato. Ah, come ha sbagliato? Sì, ha sbagliato, lei ha udito. 0542 l'ho sentito anch'io. Gatto. Signora Maria, non si perda d'animo, guardi che alle volte Gastone, diceva Petrolini. Tutto il mondo è un'illusione. Ma però, insomma, oltre Gastone, io credo che qualcuno lascerà il suo numero esatto. Vogliamo vedere qualche altra così immagine volante delle nostre cabine? Vediamo allora la nostra Lady con i suoi preziosi cristalli. Ma guardi, le posso garantire che qui è una cosa seria. Io non sto giocando. Ah, d'accordo. Mi dica il suo numero di telefono, per favore. Allora, il mio numero di telefono è Belletri. Sì. Allora, 963. 963. Pronto? 47. Sì. 17. Va bene, dottor Marineri, ci risentiamo personalmente. Mi richiama? La richiamo. Buonasera. Beh, l'importante è che non sia amico di Gastone. Passiamo ai promessi sposi. Sì. La chicca. Sì. Via Sette Valli. Via Sette Valli. 42. 42. Perugia. Perugia. Il numero di telefono me lo dà? 70. 70. 747. 7. 47. 47. Prefisso 075. 075. Va bene, ci si rimette. Il campionario? Come? Il campionario. Sì, comunque ci si rimette in contatto in settimana. Va bene. Arrivederci. Tutto bene, signora? Ecco, da cosa nasce cosa? Io sono contento, guardi, che in fondo questi italiani dimostrano inventiva, creatività. È importante da un'idea riuscire piano piano a fare Pronto? Delle cose. Prego. Pronto? È la linea alle Pronto? Volte un poco difettosa. Io vorrei dare ancora un'occhiatina alla cabina della nostra Agnese, che forse sta meditando su... LLAMPRS. Va bene. Piazza Cairoli, 109, Brindisi. Piazza Cairoli? Sì, 39. Brindisi? Sì, telefono 25206. 25206? 906. 906. Agnese, l'abbiamo fatto far tardi questa sera, lei va a letto presto. Sono tanto contenta che mai. È contenta? Sono felice io per Agnese. Abbiamo? I quadri più grandi? Sì, ce ne sono anche più grandi. Oh, ne fai di grandi, di piccoli? Di tutte le grandezze, cioè, sono vaste la scelta. 4x70. 50, ma le ho detto tutte le grandezze. Guardi che noi... Questo no, per un 50x70. Sì. Vabbè, gliele farà, gliele farà. Guardi, dopo ci mettiamo d'accordo. Va bene, buonasera. Ecco, signorina, volevo un piccolo panorama su quello che è successo in questa bellissima cabina. Si sente? Sì, credo di sì. Sono state chiamate da Monte Carlo, Milano, Brescia, Mantova. Tutte persone che hanno capito Milano. Che personaggio è. Ci sono state anche delle offerte oltre Mi fa piacere. Fieno, soprattutto Fieno, lei non è che chieda, pensate, i suoi quadri li vende a pochissimo, addirittura a prezzi, questo, devo dire, molto bello, lo ha dato, ma questo non era, sì, molto bello. Non era un affare, era un atto di riconoscenza a un vicino che abita di fronte a lei, mi pare per 10.000, 11.000 lire, ecco. Ma questo, ripeto, non era un affare, era un atto di riconoscenza. Ma Agnese vende per Fieno, per il suo macario e soprattutto... così, è orfana di questo porcellino. Credo che questo sia il problema che la occupi in questo momento di più. La signora Maria? 6-8. 6-8. 5. 5. 4. 4. 3-7. Come? 3-7. 3 volte 7? Sì. 7-7-7 come la polizia di... No, 6-8-5. È il massimo 4. Della fortuna. 7-7-7, non era questo. Scusami, perché qui... Allora, 685-437. Ah, 437. Io capivo 3777. Napoletano, Sei napoletano? Sì. Ah, quanto mi piace la pizzica di pomaro langoso. Sì. Ah, saccio fa. Ah, saccio pure fa. Oi. Poi la facciamo e ce la mangiamo assieme. Sì, quando vuoi a disposizione. A disposizione. Ti richiamo, Enzo, Sì. Buon anno, buona continuazione, ci vediamo, ciao. Ciao. Cara signora Maria, un attimo di... perché vedo che lei ha avuto una ritragliata. Mi è capitato questa volta Portobello, mica lo prendo un'altra volta. Eh? Giusto, no, per carità, si dia da fare, se non utilizzo questi minuti a Portobello. E devo dirvi, io sono felicissimo di mettere questi minuti a disposizione con il mio Big Band
dei nostri protagonisti, che sono i più vari, ripeto, i più diversi, come varia e diversa in fondo è la vita. Bene, ora parleremo di altre cose, ma anche in questo caso la rubrica che vi propongo sarà diversa dall'altra, e quella di stasera diversa, io mi auguro, da quella di questa settimana. È il momento, insomma, del Dove sei. Un dove sei ridotto proprio alla sua essenzialità. Quello di questa sera, e ci rivolgiamo in modo particolare ai nostri amici, tantissimi spettatori di Portobello, ma soprattutto a quelli che risiedono nel Mezzogiorno, e che sono molti, e che sono in queste giornate terribili anche giustamente occupati o impegnati da tanti problemi, bene, noi chiediamo questa sera a loro una particolare attenzione. Perché se da qualche parte può venirci la soluzione di questo dove sei, bene, questa parte ha un nome preciso, Mezzogiorno. È un punto del Mezzogiorno che vi dirò tra pochissimo. Non appena vi avrò presentato la cara persona che ha mandato questa lettera. È una nonna di origine toscana, ma vive, come dice lei, in un piccolo paese della Sardegna. Mi chiamo, dice la lettera, Vittoria Stagno, e io questa nonna ve la propongo immediatamente. Signora, devo dire che l'ho accolta subito, non le ho fatto fare anticamera, ma la signora ha preso un aereo dalla Sardegna, è tornata a casa, ne ha preso un altro, e questo deve dirvi proprio l'affanno, l'assillo che nonna Vittoria ha dentro il cuore. Signora, dobbiamo parlarci francamente, senza... Ecco. Le storie, ho detto, sono tante, la vita è diversa per ciascuno di noi, non bisogna assolutamente, non dico vergognarsi, ma avere del pudore per quelli che sono problemi reali. Dunque, nonna Vittoria vive in quale paese della Sardegna? Cortoghiana. Provincia di? Cagliari. Cagliari. Ha tanti figlioli, no? Quanti ne ha? Tre. Ne ha. Tre figlioli. Uno vive a Ginevra. Sì. Ecco. Questo figliolo, a sua volta, ha avuto, che abita a Ginevra, una figlia per lui, una nipotina per lei. Questa nipotina, nipote oggi, una bella ragazza, giovane. Vent'anni, già. Vent'anni. È entrata in conflitto con papà, sì. Diciamo la verità. Prima abbiamo sentito la signora Maria come si usava una volta, oggi si usa in modo diverso. Ma la nonna Vittoria è aperta, è intelligente, capisce. Spesso i papà non capiscono. E allora lei assiste, nonna Vittoria, a questo conflitto tra la nipote che si chiama Vilma Stagno e il suo papà, il quale ha detto non voglio saperne più niente di te. Perché si è messa con questo ragazzo. Si è messa con un ragazzo, ma in quanto e lui non voleva, certo, che sposasse, siccome loro si volevano bene. Si volevano bene, papà ha detto no, niente, eccetera, eccetera, non mi riguardate più questo. Guardi che alle volte i papà, in un primo momento, lei lo sa perché è mamma, certo. Signora e nonna Vittoria, assumono questi atteggiamenti che poi, grazie al cielo, via via cambiano, mutano. Comunque, arriviamo alla sostanza per far capire ai nostri telespettatori. La sua nipotina, la sua nipote, oggi è una giovane signora di 20 anni, Vilma. Ecco, incontra un ragazzo che si chiama... Nino. Lei non sa altro. Non so né come si chiama. Non lo conosco, mi piacerebbe conoscerlo. Ma non ha potuto conoscerlo, no. Perché è una storia che si è svolta tra Ginevra, altre città che non riguardavano questo paesino della Sardegna dove c'era nonna Vittoria a assistere impotente a questa disputa non bella, ma purtroppo accade. E ha visto Vilma scrivere tante lettere alla sua nonna. Non so se il nostro regista Beppe Recchia può inquadrare qualche brano di questa lettera che diceva: cara nonna, diceva Vilma, io ho trovato presso di te un affetto che non ho trovato in altri, sono felice con il mio Nino. Ecco, questo Nino, purtroppo noi abbiamo solo un nome, ecco. È di dove? È di Avellino. Avellino. Pensate questa nonna, Vittoria, che ha ricevuto l'ultima lettera quando, signora? Il mese di giugno, l'ultima mi pare il mese di giugno. Giugno, che poi... mi aveva promesso che sarebbe venuta a luglio a fare le ferie a casa mia. Beh. E invece poi non è venuta più, non so perché, che io poi sono partita in Toscana, sono andata a fare le ferie dei miei parenti e poi non ho saputo più niente. Dopo un'ultima lettera, più o meno del settembre, se non sbaglio, in cui Vilma scriveva, lettera nella quale Vilma scriveva
cara nonna Vittoria, io e Nino ci sposeremo o stiamo per sposarci ad Avellino, Avellino o in vengo comune. In Italia a sposarmi a Avellino. Sì, perché Vilma viveva a Ginevra. Sì. Ha conosciuto questo Nino di Avellino, e hanno deciso, nell'ultima lettera, così comunicava la nipote, ripeto, Vilma Stagno, alla nonna, questo Nino io lo sposerò più o meno, diceva, verso settembre, ad Avellino o in un paese della provincia di Avellino. La nonna ha seguito con ansia, la nonna ha seguito con impazienza, la nonna ha aspettato con trepidazione. Sono passati i giorni, non è arrivata più nessuna comunicazione. Ecco, mia cara signora e nonna Vittoria, sono successi i fatti che l'hanno messa in inquietudine, naturalmente. Noi vogliamo riproporre ancora la fotografia, rivediamola in un primo piano, la fotografia di questa cara ragazza, Vilma Stagno, del suo, non so se marito, sposo ancora, compagno, ecco, che si chiama Nino e che... aveva detto si sarebbero sposati a settembre, aveva detto sua nipote, si sarebbero sposati in provincia di Avellino. Ora io lo so che è difficile, io lo so che è improbabile, io lo so che ci sono tante difficoltà, ma se qualcheduno può aver riconosciuto questo Nino e questa, come si chiama la sua nipote? Vilma, lo ripeta lei, Vilma Stagno. Vilma Stagno. E se per caso Vilma Stagno, lei sa come sono i giovani, nonna Vittoria, magari per motivi di pudore, di riserbo, non avesse voluto farsi viva. Parli lei, magari in questo momento è alla scuola. Guarda, se... Dica la verità, dica quello che sente. Sì, se sei viva, parlami, scrivimi, non devi pensare più, perché non ce la faccio più. Ecco, perché tutti i problemi... Che poi... io voglio sapere, se sei ancora viva, quello, e se ti sei sposato. Ma poi che si sia o non si sia sposato... Non direi... mi importa niente di quello. E poi anche le liti con papà, le liti in famiglia sono... E cerca di fare la pace con tuo padre, con tua madre, con tutti quanti. E tu mi vedi, tu mi ascolti. Io spero, mia cara nonna Vittoria, che questo messaggio vada a buon fine. Beppe Recchia sta riproponendo in sovraimpressione la fotografia. Questa fotografia, l'ultimo documento, l'unico documento, devo dire, che noi abbiamo di questa giovane coppia. Nino di Avellino e lei che si chiama? Vilma. Vilma Stagno. Stagno. Quindi se ci sono in corso pubblicazioni o promesse di matrimonio nei comuni dell'Avellinese, io so come è ridotto l'Avellinese in questi giorni, sono amici che ci seguono alle volte sotto le tende o addirittura in baracche, ma ci seguono e hanno soprattutto un cuore e hanno soprattutto una sensibilità. Io sono persuaso che proprio da questa zona che ha tanto sofferto, la notizia o questa sera... Io mi sono rivolta a tutti, ai carabinieri, alla polizia, a televisioni private, a radio private, mi sono rivolta a tutti. Non io ho saputo mai nulla. Lei è andata e tornata in aereo, povera nonna, e io le ho detto, lei passerà senz'altro, perché è una storia così, così semplice. Speriamo e così che vera. Che nonna non Vittoria, è nulla. Che le posso dire? Sono i primi giorni del 1981. Se qualcuno ha notizie di Nino... che è dell'Avellino, dell'Avellinese di Avellino, e di Vilma Stagno, per carità, il nostro centralone è a vostra disposizione. Le nostre ragazze desiderano soltanto di non essere solo belle, ma anche brave. Ricordo, il centralone per questo caso è lo 028540. Nonna Vittoria, finora Portobello è riuscito a qualche cosa, e io spero, realmente spero. Spero con tutto il cuore. Con tutto il cuore, grazie. Dico sempre, continua al di là della parola fine, è una parola alla quale purtroppo bisogna prestare attenzione, perché mi hanno dato ordini abbastanza precisi e rigorosi. Devi essere tempista, credo di esserlo, e vedo quindi che è implacabile il nostro orologio, sta correndo. Io devo assegnare molto poco delle ultime battute alle trattative, soltanto, attenzione, trattative molto varie questa sera, 30 secondi, via! La Baia del Sole, no? Sì, guarda, il mio numero di telefono è 42 243, 0182. Numero te l'ho detto, 42 243.
tempo, ai 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 ai. Purtroppo il nostro Big Ben, come sempre, ha detto stop. Coraggio, ladies and tramp. Sì. Dunque, la signora vagabonda ha girato attraverso tutta la rete telefonica italiana. Sì, veramente. Veramente? Quasi tutta l'Italia. Dunque, proposte serie, interessanti, sì, concrete? Anche bambini che scherzavano. Questo è chiaro, insomma, è giusto. Però dunque, soprattutto proposte serie. L'importante è aver creato così dei contatti, sì, e dei rapporti. Certo, Jeeves, lei è pronto? Accompagni la signora che credo ritorni questa sera. Buonasera, a casa. Tanti auguri. Grazie. Buonasera. E che queste coppe siano piene. Ah, di buon vino, che aiuta a tenersi su di giri. Sentiamo la nostra signora Anna Maria. Mi dica la verità, queste bomboniere sono andate, hanno funzionato? Hanno fatto scalpore. Scalpore, ragazzi, scalpore. Davvero, sono soddisfatta. Mi fa molto piacere. Devo dire che quando i nostri inserzionisti dicono sono soddisfatti, per me è la gioia più grande. Hanno chiamato da tante parti. Sì. Benissimo. Allora, signora, buon ritorno a Prato. Bene. Rimanga però un attimo lì nei, sì, paraggi, lo dico io dopo il percorso. Quel lago del Romo di Como che volge a mezzogiorno, l'abbiamo scopato tutto, non soltanto quello, immagino. Hanno chiamato, sono interessati? Tutte le parti, molti, i privati, molti privati. Però anche qualche. Io sono stato a Mandello Lario recentemente, sì, dove c'è il museo della Guzzi, storico, sì, sì, motociclette fantastiche, il museo, la Galleria del Vento. Sono stato ospite di Vitali, che è un operaio, un capo reparto della Guzzi, e so che lì siete molto ingegnosi in fatto di meccanica. Beh, Le Chese purtroppo è una delle maggior città italiane industriose. Quindi è soddisfatto anche lei questa sera? Ci faccia sapere notizie. Grazie. E soprattutto vorrei dire, Agnese, venga qui, dunque. Un grazie per essere venuta. Hanno chiamato, ha sentito da... Credo che mai tanta gente abbia parlato come questa sera a Portobello. Ho telefonato fino adesso. Fino adesso, fino adesso. Dunque, era preoccupata per questo maialino, perché, vede, cara Agnese, lei è troppo buona. Lei crede che gli uomini siano buoni come lei. Lascia le porte aperte, la gente può entrare. Lei crede che tutti, e così dovrebbe essere, lei crede che tutti siano come lei. Alle volte qualche mascalzone entra, prende questo maialino, se lo porta via. Ma io stasera ho avuto una notizia molto bella. In questo momento sta per fare il suo ingresso Fernando, coraggio! Glielo diamo? Va bene, faranno amicizia, faranno... cambia, è trasloco. Ecco, Fernando, Ma riuscirà a domarlo, perché ha domato i tori la nostra Agnese. Ecco, ricordate, comunque potete scrivere a Portobello, noi consegniamo... Fernanda, volete andare di là? Grazie Agnese, per quello che significa per noi tutti. Grazie per essere venuta. Accomodatevi, accompagnate. Il maialino c'è, sua suavità è arrivata. Da Avellino per il momento nessuna notizia. Purtroppo no, l'abbiamo aspettata spasmodicamente, ma forse non i nostri colleghi della stampa potranno avere uno stimolo e aiutarci. In fondo, io ho aperto la trasmissione dicendo il primo amore l'abbiamo trovato. La signora Anna l'ha trovato, devo dire, grazie a un collega del Tempo di Roma, il quotidiano Il Tempo, che nella sua pagina di Latina ha immediatamente iniziato la ricerca. Forse saranno ancora una volta i giornalisti a trovare, ce lo faranno sapere, noi ne saremo lieti, non abbiamo ambizioni di esclusiva, chi lo sa lo dica. Vogliamo, René, mandarmi in braccio, avvicinarci un attimo, anzi vada lei, René, a prendere, ecco sì, una bomboniera, vuole essere soltanto così, un auguro, chissà, un simbolo, un momento di... Un cigno. Ora, con le nostre graziose ragazze, mettiamoci qui accanto alla cabina di Donna Maria, con questa bomboniera augurale, Maddalena, Fernanda, e mentre Donna Maria, che mi diceva se non becco stasera Portobello... Mi dai il tuo numero di telefono? Ah, io ho il telefono. E allora non se ne fa niente, perché mi devi dare l'indirizzo, mi dai l'indirizzo? L'indirizzo ce l'ho sotto di controllo. Ebbene, valla a prendere, va. Valla a prendere, va. E mentre lui va a prendere l'indirizzo, io devo dirvi a malincuore, perché è stata una puntata ricchissima di tipi, di personaggi, di umanità, devo dirvi grazie per la simpatia con la quale ci seguite. Speriamo che questo cigno porti a Donna Maria la fortuna che merita. A tutti buonanotte, arrivederci, a venerdì.